È ripresa con diverse audizioni e sedute di commissione l'attività del Consiglio regionale dopo il periodo pasquale. A Palazzo Lascaris si sono riunite le commissioni trasporti, lavoro, ambiente, cultura e sanità. Sono aperte le consultazioni online sulla proposta di legge per l'istituzione di percorsi e palestre salute con l'obiettivo di promuovere l'attività fisica sia come prevenzione che come terapia e riabilitazione. Tra le novità, l'introduzione della settimana regionale dello sport. Un doppio appuntamento per non dimenticare. In occasione del 102° anniversario del genocidio armeno, il Comitato regionale per i diritti umani, con l'associazione solidale ASSO, ha proposto un convegno e uno spettacolo teatrale dal titolo La voce delle pietre urlanti. È stato presentato a Palazzo Lascaris il progetto Omaggio a Gonen, che si propone di impreziosire le facciate di alcuni edifici del centro storico di Giaveno, nel torinese, con affreschi che riproducono le litografie realizzate da Gonen per l'edizione quarantana dei Promessi Sposi. Il Consiglio regionale scende in campo per la partita del cuore, che torna a Torino il 30 maggio con una raccolta di fondi a favore della ricerca. Collegato all'evento, il concorso Un Cuore Rap, rivolto alle scuole medie e superiori del Piemonte. Molti i testimonial della manifestazione. Un'intera giornata di appuntamenti e iniziative per celebrare il 25 aprile. Si tiene al Polo del Novecento la festa Grande d'Aprile, organizzata con il sostegno del Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale e la collaborazione della città di Torino. Si tengono nel mese di maggio i viaggi premio per i 125 studenti, vincitori della 36esima edizione del concorso di storia contemporanea. Trieste, i campi di Auschwitz-Birkenau in Polonia e quelli di Mauthausen e Giessen in Austria, le mete. Premiazioni ufficiali il 29 maggio nell'aula di Palazzo Lascaris.